Una vittoria importante, agganciata il terzo posto, ma si è confermata formazione ostica, difficile soprattutto col primo tempo. Ma l'avevamo detto alla, alla vigilia di questa, di questa partita, io la temevo perché a parte che è guidata da un allenatore di, di grande esperienza che in passato ai tifosi messinesi ha dato, ha dato de, dei dispiaceri. Però siamo stati bravi nel, nel non farci prendere dalla frenesia, nel rimanere concentrati, determinati, cercando sempre di, di cercare la giocata. E probabilmente nella seconda parte della gara non siamo stati altrettanto bravi nel chiudere sta partita perché abbiamo avuto... Eh, tre o quattro occasioni importantissime eh, siamo arrivati ad un passo dal raddoppio non siamo riusciti in qualche modo a, a mettere a sicuro questo risultato e, co e come di consueto succede in questi casi abbiamo sofferto fino alla fine In questo girone in ritorno tenuta difensiva che è cresciuta sicuramente almeno nelle gare casalinghe Sì, questo sicuramente ci fa piacere significa che il lavoro che stiamo facendo è, è quello giusto però Abbiamo l'esperienza di partite come Cosenza, come Noto, in cui siamo riusciti a beccarne ben otto direi, di redi e questo ci basta per farci capire di rimanere eh, con i piedi ben ancorati per terra, eh, continuare a lavorare, eh, abbiamo la consapevolezza che le cose eh, possono cambiare nello spazio di qualche, di qualche partito eh, e questo ci deve servire eh, come, come è successo all'andata come esperienza per continuare a lavorare, rimanere umili e concentrati. Lotta serratissima con Gelbison e Savoia, il calendario non vi aiuta, adesso giovedì trasferta molto complicata sul campo del Ribeiro. Ma eh, sicuramente questo è un campionato dove come dicevo prima non si deve assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo e essere consapevoli che ci sono squadre molto importanti tipo il Gelbison, il Savoia ma anche le squadre che ci stanno dietro sono di, di un certo spessore perciò eh, dobbiamo, come dicevo prima dobbiamo, eh, intanto ci gustiamo questa vittoria poi da domani cominceremo a pensare a questa trasferta perché è una di quelle trasferte ma non solo per il rettangolo di gioco io e ci tengo a sottolinearlo questo, probabilmente è molto riduttivo quello che si dice del di Ribera che fa magari del campo il loro, il loro punto di forza, loro lo hanno dimostrato all'andata qui da noi, sono venuti, hanno, hanno disputato un'ottima partita, e, malgrado le abbiamo messe a dura prova, si sono portati tre punti e qua il terreno di gioco non era intera battuta. Questo dimostra che è una squadra che sicuramente temiamo e rispettiamo.